Buongiorno, sono Daniela Riganelli, un'insegnante di chimica e da anni collaboro con Novamont, con cui abbiamo progettato e realizzato questo kit didattico che si chiama ViviChem e che forniamo alle scuole. La proposta educativa di ViviChem è quella di illustrare un modello di bioeconomia ed in particolare la bioraffineria di Novamont, che parte dalle risorse rinnovabili per arrivare attraverso processi e dinamiche sostenibili a prodotti, descrivendo anche il fine vita. L'obiettivo fondamentale sarà poi integrare questa proposta educativa all'interno dei curricula scolastici e anche arrivare al raggiungimento delle competenze di cittadinanza che sono trasversali. Le tematiche che andiamo ad affrontare con la scatola didattica ViviChem possono essere facilmente integrati sia ai percorsi didattici di scienze integrate nei licei piuttosto che negli istituti tecnici, ma anche all'interno dei nuovi programmi sullo sviluppo sostenibile che il MIUR ha sviluppato sugli obiettivi proprio specifici dell'Agenda 2030. La metodologia proposta da ViviChem è quella di un'attività didattica attiva in cui lo studente è coinvolto attivamente e si crea un'interazione con continui feedback con l'insegnante, e questo aiuta il processo sia di collaborazione che anche di apprendimento attraverso anche un minimo di competizione. Questa attività può essere poi facilmente integrata dall'insegnante in altre unità di apprendimento con i metodi classici di cooperative learning, problem solving o anche altri. Uno degli elementi fondanti dell'intera proposta è quella di far riflettere lo studente circa il rigore del linguaggio scientifico da adottare e superare quelle che sono le risposte ingenue e cosiddette superficiali che spesso vengono affrontate quando si affrontano problemi di uso comune e parole che si sentono sempre, tipo biodegradabile piuttosto rinnovabile, a cui si attribuisce una definizione spesso non corretta. ViviChem è organizzato in quattro quadranti che rappresentano tutti i passaggi della bioraffineria e illustrata attraverso una serie di iconi che spiegano prodotti o materie prime. È animata viceversa da una serie di domande e risposte che poi potranno essere organizzate, come detto, attraverso un gioco. Il gioco consiste nel suddividere la classe in quattro gruppi, che chiameremo come il nome dei quadranti: risorse, bioprodotti, applicazione, da rifiuto a nuova risorsa. Per ogni gruppo dovremo identificare un group leader che sarà anche il portavoce e fornirà la risposta. L'insegnante legge una delle domande riportate in queste tessere, darà del tempo sufficiente ai ragazzi per rispondere e ascolterà le risposte dei vari gruppi, attribuendo un punteggio positivo alle risposte giuste e un punteggio nullo alle risposte sbagliate o non date. L'esattezza della risposta verrà confrontata con la risposta nel retro della tessera e verrà valutato chiaramente, oltre che la correttezza, anche il linguaggio scientifico e eventuali esempi che potranno essere fatti dagli studenti. Almeno uno di questi due parametri dovranno essere presenti per dare il punteggio positivo. ViviChem è corredato di una serie di schede laboratoriali per successivi approfondimenti o che addirittura potrebbero essere fatte in anticipo rispetto all'illustrazione della scatola. Ogni scheda è un esperimento di laboratorio e è riferito ai vari quadranti, quindi esperimenti sulle risorse, sui bioprodotti, sulle applicazioni o un test di disintegrazione in compostaggio domestico. Ovviamente per fare questi test servono un laboratorio di chimica o di scienze e l'insegnante che dovrà organizzarlo, però sono ampiamente illustrati. Grazie dell'attenzione, buon lavoro a voi e ai vostri studenti.